Manfredi sembra più un commissario che un sindaco, anche guardandolo negli occhi, quando cammina, non mi sembra uno che ha l'emozione e l'entusiasmo di «Ah, faccio il sindaco di Napoli». Si è ritornati alla politica tradizionale, un po' diciamo schema Iervolino, con la differenza i partiti sono meno forti. Sono 10 anni di vita, quindi di umanità, di passione, di difficoltà, di energia, di conflitti, di critiche, di abbracci, di Napoli. Non è un libro rendiconto dettagliato, altrimenti doveva essere un'altra impostazione. Ho pensato alle fotografie, fotografie di bravi fotografi, 85 fotografie, 51 pillole di aneddoti. Anche un po' di retroscena, dietro le quinte, 10 anni vissuti pericolosamente in prima linea. I momenti più belli alla fine sono le lezioni e poi il rapporto con la gente e con i bambini in particolare. Il giorno più difficile è stato quella giornata del marzo 2013, quando la mattina ci fu il crollo alla Riviera di Chiaia e la sera l'incendio di Città della Scienza. Là sembrava Napoli sotto attacco. La sensazione bella è, come dire, vivere l'emozione di fare il sindaco della tua città. Questo mi ha accompagnato per tutti e 10 anni e certe volte ho vissuto l'incredulità, pur essendo sindaco, di esserlo davvero. Manfredi sembra più un commissario che un sindaco. Anche guardandolo, no? Negli occhi, quando cammina, quando si... Non mi sembra uno che ha l'emozione e l'entusiasmo di «Ah, faccio il sindaco di Napoli». Si è ritornati alla politica tradizionale, un po' diciamo schema Iervolino, con la differenza i partiti sono meno forti. Usando dei termini settecenteschi, potremmo dire si è passata dalla rivoluzione alla restaurazione. Oggi da cittadino, ma anche da uomo che fa politica, ovviamente, da ex sindaco, da chi ama questa città a prescindere di chi sono i sindaci e chi le amministra, non vedo una visione. E non abbiamo ancora compreso qual è la visione di città. In genere i sindaci quando si insediano, De Magistris, Bassolino, Valenzi, o piuttosto La Raggi, Pisapia, dicono, fanno capire alla città qual è la loro impostazione. Adesso io non la vedo. Manfredi non lo vedo il sindaco che va in dei vico a mezzallata, che si cala a Forcella nel vico, come facevo io, senza programmazione, 7-8 km a piedi al giorno, con picchi anche di 20, andando, rischiando, perché camminando, ascoltando, ma anche camminando, rischiando, perché puoi trovare anche gente che non è contenta. Manfredi è un sindaco di istituzioni, di relazioni, di rapporti di potere, è un altro sindaco, cioè credo che si avvicina di più, non a Bassolino, all'esperienza diciamo più della Iervolino. L'empatia non si compra al mercato. Io sono un romantico della politica e dopo le elezioni regionali in Calabria feci delle dichiarazioni profondamente amare, perché sotto sotto pensavo di vincere, ma era impossibile vincere le regionali, per come la legge elettorale, per come la Calabria, per come il voto controllato. Invece noi abbiamo avuto un risultato che poi, sedimentandolo, è senza precedenti, cioè con una coalizione popolare, con lo zainetto, passeggiando, camminando, ha preso il 17%, sono andato a vedere, non ci sono precedenti. Stiamo lavorando a una coalizione popolare, con tante e tanti soggetti individuali, collettivi, associazioni, movimenti, reti civiche, militanti, partiti, c'è un fronte pacifista che deve unire, ambientalista, costituzionalmente orientato, per i diritti, per un nuovo umanesimo. E devo dire che il campo c'è, di fronte al draghismo che è un po' il pensiero unico, un grande centro su cui tutti si sono lanciati, c'è un campo che se non utilizziamo il linguaggio novecentesco, ma sappiamo parlare ai bisogni, alle esigenze, agli astenuti, ai delusi del Movimento 5 Stelle, di una sinistra che non è più ben rappresentata in Parlamento, io credo che si può fare un ottimo risultato e rimettere il Parlamento al centro, riprendendosi la democrazia, perché poi noi siamo una repubblica parlamentare, ci vogliono voci altre in Parlamento.